a tutti i telespettatori di Telecondelli. Nelle precedenti edizioni abbiamo parlato spesso del cimitero di Cotronei. Ricordate il fatto dei defunti di serie A e defunti di serie B? Bene, qui nei nostri studi abbiamo l'assessore Nisticò. Assessore, ci dica, ci spiega come mai nel nostro cimitero ancora oggi, dopo la nota stampa da lei emessa, ancora si continua a vedere questo disagio nel nostro cimitero? Innanzitutto volevo ringraziare Telecondelli perché è sempre attento ai problemi dei cittadini, ai problemi che riguardano il territorio di Cotronei. Per quanto riguarda il problema che c'è al cimitero, io avevo fatto una nota stampa un po' di mesi fa dove avevamo dato delle disposizioni di non far più questi spostamenti provvisori e definitivi delle salme. E in quel periodo che è successo, diciamo, questo trasferimento, io ero purtroppo assente per problemi personali. L'unica cosa che posso dirvi è che d'ora in avanti mi impegnerò personalmente e seguirò giornalmente questa situazione del cimitero affinché non avvenga più nessun spostamento in merito, ma che venga seguita l'ordine cronologico che è previsto da regolamento. Bene, ringraziamo l'assessore Nisticò di essere venuto qui nei nostri studi a chiarire la situazione, sperando che non esisteranno mai più defunti di serie A e defunti di serie B. Arrivederci alle prossime edizioni.